Signori e signore, le nostre presentatrici. Oggi cambiamo. Buongiorno a tutti, io sono Alice, lei è Claudia e veniamo dall'Istituto Comprensivo Isola d'Oro di Orte, in provincia di Viterbo. Diamo a voi il benvenuto alla sesta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il secondo progetto di questa mattinata, vi informiamo di alcune regole base. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante l'attività. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi gentilmente vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Legnano, per non distrarli e avere il rispetto anche per loro. Infine, prima di passare la parola a Claudia, apro una piccola parentesi relativa alla sicurezza. Se dovessero servire, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo a sinistra ed una vicino al palco sulla destra. Comunque, per ogni necessità, rivolgiamoci sempre al personale del premio e ai nostri responsabili. Per la sezione teatro, in rappresentanza della Regione Lombardia, da Legnano, Milano, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Bonvesì della Riva, che presenta il progetto Una gita per cambiare. La referente del progetto è la professoressa Raffaella Gaviani, mentre l'operatore esterno è Riccardo Colombini, che opera per conto dell'Associazione Culturale Schedia Teatro. Partendo da un progetto sull'educazione alimentare, che ha avuto come nodo centrale il diritto alla salute, si è cercato di sviluppare nei ragazzi comportamenti virtuosi che abbiano una ricaduta sia su se stessi sia sulla società che li circonda. Grazie. Vero ragazzi? Sì, è vero! Sì, è vero! Guarda tanto! Ha ragione tu,
bacino a mia mamma, poi ho incontrato... Dai, zitto! Non frega niente a nessuno! Adesso silenzio. Chiediamo il cazzo parere. Secondo te, ha ragione Alessandro o resta della classe? Cioè, boh, non so. Prof, ma come Erika lo chiede, lei è molto timida. Silenzio, ragazzi. Adesso iniziate la verifica, per favore. Chi è stato lanciato? Sono Filippo, prof. Sì, è sempre Oh, ma cosa stai dicendo? Ah, bene, Filippo. Fammi vedere che ti metto una bella nota. Ma non è vero, prof. Si sono inventati tutto. Filippo sta dicendo un sacco di bugie, prof. Lui ha lanciato il celeste blu per chiamare Denise e farsi così suggerire. Che bel colore il blu. Ieri ho visto una blu. Vai, zitto! Rimandiamo la verifica la prossima settimana. Ma no! Mi ha preparata così bene! Ma sei pazza! Piacente, tempo scaduto! Mi sono proprio stancata per questi ragazzi! Penso che oggi mi hanno quasi tirato tanto un pacchetto di fazzoletti! Adesso li sistemo io con una bella interrogazione a tappeto! Buongiorno, prof! Buongiorno, ragazzi! Chi si offre volontario per essere interrogato? Devo decidere io? Ok, Jonathan, vieni alla cartina. Proprio me doveva scegliere. Che cosa hai detto? Non ho detto niente, però. Indicami sulla cartina la posizione dell'apica. Ma cosa fai? Non ci arrivo, però. Dai, smettetela, ragazzi. Ti aiuta, Jonathan. Eccola qua. Ok, va bene. Indicami le diverse fasce climatiche dell'Africa. In Africa fa caldo. Questa è l'Africa. Ma indicami diversi climi, parti dall'equatore. Dimmi tu, Grant. Posso andare in bagno? Se nessuno mi risponde, cartina muta con le capitali dell'Africa. Paghiamo. Bra, mi puoi ripetere la domanda? Oh signore, abbi pietà di me. I climi dell'Africa. Bea, salvaci tu. L'Africa è attraversata dall'equatore, che la divide in due parti uguali, perciò il clima si può definire a specchio. A nord si... Bravo Bea, si vede che è studiato. Ragazzi, prepariamoci per andare in mensa. Voglio vedere i vostri genitori. È ora di finirla.
greci. Ma prof, è proprio necessario fare questa riunione. Sara, mamma si agita molto. Sì, prof, è forse l'ultimo vuoi fare riunione. Ci dicono sempre le stesse cose. Non mi interessano le vostre opinioni. Questo pomeriggio voglio vedere i vostri genitori per parlarvi di un mio progetto. Diciamo alimentare. Ciao. Beh, in effetti, anche a casa io mangio uno sprecone. Non gli va mai bene quello che mia moglie prepara. Non credevo facesse così anche a scuola. Quindi, cosa hai in mente per dar loro una lezione? Ho in mente un progetto che dovrebbe, anzi, deve cambiare il comportamento dei vostri figli. Sentiamo quale sarebbe questa proposta. Appunto, sentiamo cosa da dire. Ma lasciatela parlare, così sentiamo, no? Io mi sono stancata del comportamento dei vostri figli. A me se non mangiano niente, col cibo non fanno altro che giocare, sprecandolo di continuo. Poi quando ne parliamo in classe e parliamo della fame nel mondo, dicono sì, sì, prof, ha ragione, e poi tutto va avanti come prima. Quindi io ho deciso di portarli in Africa. Africa! Sul fatto che i ragazzi sprechino il cibo sono d'accordo. Ma andiamo a Sodo. Quanto costerebbe questa città? Il prezzo non è importante, anche perché a metà della quota la pagherà la scuola. Io non mando mio figlio in Africa dove c'è l'Ebola. Sì, ma... E io non mando mio figlio dove ci sono bestie feroci. Sì. Prima di tutto saremo in un hotel a 5 stelle dove non ci saranno problemi di igiene. E poi saremo in una città dove non si è ancora diffusa l'Ebola. Ma il programma quale sarà? Si farà colazione in hotel e poi un'escursione per vedere cosa mangiano e come vivono le persone in Africa. Si cena in hotel e alle 10 a letto. Niente telefonini o giochi vari. Il programma sembra un po' severo, ma trovo giusto far imparare ai nostri figli come ci si comporta. Ok, prof, siamo d'accordo con lei. Arrivederci. Ciao, Kristen. Ti piacerebbe tornarci in Africa? Oddio, mamma, ma sei fuori? Io non voglio andare in Africa, non c'è niente di buono da mangiare. Dai, imparare a sprecare il cibo. Vedrai, ti sentirai. Sarà una bella avventura. Non ci sarà niente da fare, che noia. Ci saranno i tuoi amici e non starai mai solo. E poi, forse, imparare a sprecare il cibo, che è una risorsa preziosa. Sì, va bene, forse hai ragione tu. Proprio la gita in Africa. Pronto, chi parla? Pronto, professoressa Gabiani, sono il segretario e volevo dare una brutta notizia che riguarda la gita in Africa. Mi dica. La scuola non ha abbastanza fondi per pagarvi metà dell'hotel e quindi dovete arrangiarvi il loco con delle tende da campeggio. Non ci posso credere, ma in qualche modo ci arrangeremo. Sarà ancora più divertente per i ragazzi. Arrivederci. Buona giornata. Ragazzi, ma avete saputo della gita in Africa? Sì, chissà che noia, cosa mangeremo e poi... Non avremo a disposizione nemmeno internet. Mi sa che non sopravviveremo. Beh, dai, non sarà poi così male. Sì, Cristian ha ragione, sarà un'ottima occasione per stare tutti insieme. Quella perché è piena di posti bellissimi, di natura incontaminata. Poi ci saranno gli animali, chissà che carini. Sì, sì, leoni, serpenti, coccodrilli. Questo era divertente vederlo Croft camminare coi tacchi e cadere in mezzo a una bella pozzata. Dai, andiamo in classe. Cosa desidera? Non voglio niente, siete dei ladri, 120 euro di panini! Sei a
tranquilla, ti rilassi. Ragazzi, con cosa avete pagato? Con i nostri soldi, perché? E quanto avete speso? 6,30 euro. E in tutto fa 120. Esatto, perché? Voi siete pazzi incoscienti, adesso sarete tutti sospesi, siete malati di cibo spazzatura! Prof, vado a prendere la camomilla, così si rilassa. Ragazzi, ma com'è possibile? Noi stiamo andando in Africa per imparare il giusto rapporto con il cibo e voi cosa fate? Vi ingozzate di spazzatura, proprio non volete capirlo. Tenga, prof. Grazie, Denise, gentilissima. Su, ragazzi, andiamo verso l'aereo. Spero.
Buongiorno ragazzi, dormito bene? A quest'ora di mia sarei ancora venire fino al cantuccio. Dormire in tenda non è il massimo della comodità. Dormire su una superficie dura fa bene alla schiena. Alla sua forse. Sono uscito a partire anche in un paese per battute non serpente. Magari avrei sognato tutto. Ci siamo sognati anche la 99 di Mozart. Su dai, facciamo colazione. Che fame! Chi sa che cos'è da mangiare? Io ho scelto vicino. Una bella fetta che ci potrebbe non ci vuole mangiare di no. Ragazzi, qui non c'è niente di buono da mangiare. Cos'è sta brodaglia? Io non l'ho mai vista a Legnano. Hai ragione, che schifo. Ma è latte. Sì, probabilmente anche scaduto. Io non lo bevo. Quanto siete schizzinosi. Ha chiesto dello schizzinoso? Ma come ti permetto? Basta ragazzi, ci abbiamo più troppi problemi. Dai, basta, andiamo a fare le scuole. Prima finiamo e meglio. E raga, conosco il cellulare. Come facciamo a vivere senza per una settimana? Grazie a te, io come sopravviverò senza guardare la mia serie preferita? Stare pochi giorni senza tecnologia vi farà soltanto bene, troverete altri passatempi. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Avete dormito tutti bene? I ragazzi sono rimasti un po' delusi dalla colazione. Qui in Africa ci si deve arrangiare, dopo vi porterò nei campi e i contadini, in cambio del vostro lavoro, vi regaleranno delle patate. Ma io non sono brava a lavorare il terreno. Non preoccuparti, ti insegneranno loro. Io non ho nessuna intenzione per lavorare per fare il cambio solo patate. E più io, mi rovino le unghie! Dai ragazzi, dovete entrare nell'ottica che qui in Africa, se volete mangiare, dovete lavorare. Dai, andiamo, no? Ma di quale cervello parli? Spiritoso. Hai ragione, Giorgia. Io mi sono portato pure la felpa dietro. Sto morendo di caldo. Come si usa questa mese? Lo so se zapparare. Ho sete, ho fame, non ho neppure fatto colazione. Poi ho la mamma. Ma qui non hanno dei macchinari per coltivare. Come fanno così tutti i giorni? Dai, ragazzi, per il colore lamentarsi non serve a niente. Grazie. Dai, però oggi può passare. Ai, che male! Mi sono tolta la caviglia! Che qualcuno mi aiuti! Stai tranquilla, non farmi preoccupare. Ora andremo all'accampamento e lì vedremo cosa fare. Fabi, ti senti bene? Sì, stavo cercando un modo per tornare a casa. Troppo, ho scoperto che va bene, ma ce l'ha finita. Stai tranquilla, Denise, l'avevo capito, non avevo nessuna intenzione di mandarla a casa. Sono troppo stanco. Anch'io, voglio solo sdraiarmi. Io vado a guardare le stelle. Dai, vengo con te. Vengo anch'io. Come morbido qui, sembra quasi di stare sul letto di casa mia. Mamma mia, ma che puzza. Thomas, alzati un attimo. Che schifo, cacca di mucca! È cacca di montone, non di mucca! È arrivato l'esperto di cacca, toglimela! Ma vai a lavarti in una pozza anghera, va? Ci manca anche questa. Buongiorno! Ciao ragazzi! Fortuna, oggi abbiamo qualcosa da mangiare, grazie al nostro nuovo lavoro. Hai ragione, sono troppo buone queste patate. Il nostro lavoro è stato ripagato. E poi ieri mi sono anche divertita. Buongiorno. Che monodorino. Ehi, dormiglione, sbrigati a mangiare, che poi la tanto finisce tutto. Speriamo di no. Però, non avevo mai visto mangiare così tanto. Ecco perché non c'è cibo in Africa. Che cosa hai detto? Che è dimagrita. Oh,
oggi, per punizione, dato che ieri vi siete lamentati, andrete al fiume a prendere l'acqua. Cosa? Dobbiamo fare tutta quella strada? I bambini africani lo fanno ogni giorno senza lamentarsi. Poveri bambini, costretti a far questo per vivere. No, sono stanco, non ho più voglia di camminare. Grant, smettila di lamentarti e cammina. Sì, facile parlare. Non è lei che trasporta dei cibi da posto alla schiena. Sì, mia mamma trova pure quando mi chiude della pista. Fai meno lo sciocco e lavora di più. Scansa fatiche. Ah, aiuto! Grant, ma cosa hai fatto? Se ti scopri, ti sospende. Sta tranquillo e dirò che è inciampata. Vieni via. Tu, come hai osato spingermi? Non sai cosa ti farò! No, non ho fatto niente! Hai inciampato in un sasso! Non è vero, io ho sentito qualcuno che mi spingeva! No, ho visto che stava cadendo ed è per questo che hai cercato di afferrarla. Non ci sono riuscito. Faccio finta di crederti. Non ce la faccio più. A chi lo dici? Non ho mai faticato così tanto. Giuro che se entro due giorni non ce ne andiamo, scappo. A me fanno male i polpacci. Non dirlo a me. Ho un'idea, ma prendiamo dalla prof i suoi maschi e gli chiediamo di andarcene. Sì, anche subito. Certo. Ragazzi? Sì? Noi ce ne vogliamo andare, voi volete restare? Ma sei fuori? Ma neanche per solo. Concordo. Anch'io, Lara. Idem. Dai, andiamo da quella ciccio bomba di lì che ce ne vogliamo andare. La chiamo io. Prof! Sì? Prof! Vogliamo andarcene! Per favore! Perché? Qui è tutto più difficile! Perfino guadagnarsi da bere e da mangiare è la nostra fatica. Noi non siamo abituati a questa vita. È tutto più difficile! Finalmente l'avete capito, il cibo non va mai sprecato. Quando sarete a casa vostra, comodi e al caldo, pensate a quanto sia difficile in questi paesi procurarsi il cibo. Ha ragione, prof. Se volete tornare a casa, dovete accettare una condizione. Accettiamo qualsiasi condizione. Non dovrete più sprecare il cibo a mensa, anzi, nemmeno a casa. In qualsiasi condizione, pensate a questa città favolosa. Sì, proprio favolosa. Ok, prof, glielo promettiamo. Sì, basta che ce ne andiamo. Va bene, dai, domani partiremo. Sì! Perché non chiediamo alla prof di arte per fare dei cartelloni? Sì, lei si aiuterà di sicuro. Potremmo appenderli in giro per Legnano. Potremmo sponsorizzarlo su YouTube. Oppure organizzare un mercatino la domenica mattina in piazza San Magno. Potremmo anche aiutare i poveri della nostra città. Sì, facendo una raccolta alimenti. Va bene, potremmo tenere da parte quelli che avanziamo in mensa. E poi portarli alla mensa dei poveri. Aspettate ragazzi, mi è venuta l'idea. Oh,
capito la lezione. È tutto merito suo. Vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti.